Bella vecchia trama di Siamo i Granas e bentornati con un nuovo episodio di Il Segreto. E lo sappiamo, siamo qui apposta. Fatto perché Il Segreto, si sa, è la cosa che aspettate di più e quindi noi ve la portiamo. E subito, neanche il tempo di mettere a registrare che c'è subito una fantastica, leggila te. Donna di 14 anni, una volta mentre giocavo a carte con mio nonno gli è uscito il pene dal costume. Allora, perché gioca da carte in costume? Ah, forse stava in armadio, vabbè. Sono rimasta sconvolta perché era enorme. Da lì ho deciso di rimanere vergine per tutta la vita. Non mi infilerò mai un coso del genere nelle parti intime, mai. Aspetta qualche anno, sì, e poi sì, riparlavo. Infatti sì. Quest'estate sono scesa in cugina per andare a bere. In cugina. In cugina. Ma poi se sta un'estate, prende una volta estate, sì, lei. Solo una volta. Tipo vacanza, capito? Ma vacanza in cucina. Bello. Ma mentre scendevo ho sentito dei suoni strani. Del suoni strani, questa non è italiana, probabilmente. No, non erano mia mamma e il suo compagno che scopavano sul divano. Da quel giorno la paghetta settimanale è aumentata. Sono in camera con mio fratello di qualche anno più piccolo di me, in attesa che ristrutturino la mia. Tutte le notti si sega, io sento tutto. Rimango lì al buio a fissare il soffitto, facendo finta di dormire, quando quello che vorrei fare è alzarmi e mordergli un bel calcio nei coglioni. Così vediamo se si masturba ancora nella stessa stanza dove mi trovo io. Io voglio dormire di notte, grazie. Va bene. Senti. E botticine. E tanto questa è, vabbè. Donna di 16 anni, ogni volta che rido mi esce la pipì e vado nel panico. Ma non se ne è mai accorto nessuno, almeno spero. E si piscia sotto. Ma pensa a questa qua, tipo, che ne so, sta in giro tutto il giorno, no? Chissà quanto ride, cioè torna a casa, no, con questa, questa qui pensa se va a uno spettacolo di comico. Ah, sì, al teatro, uno spettacolo comico, il lago. Esci, che è lago tutto. Sì. Ho sempre detto alle mie amiche di aver perso la virginità con un ragazzo di loro conoscenza. In realtà l'ho persa con una carota. Di loro conoscenza. Di loro conoscenza. Perché poi sei immagnata come dai mascara. Ma io l'ha fatto, sì. Il minestrone ci ha fatto. Mamma mia. Vabbè, un sapore buono. Buono, ma insaporito. Una salsa speciale. Andavo in prima media e mentre stavo a casa da sola ho chiamato una tipa di Fastweb. Io cerco di chiudere in fretta la chiamata perché stavo vedendo iCarly. Perciò soffio sulla cornetta facendo finta di avere problemi con il telefono. Mi sono rimasta male quando ho detto: ma ti hai problemi seri? Più che altro fa quella da Fastweb, perché se vuole lo vede se c'ha un problema col telefono. Sì, infatti c'è, vabbè. Ma non c'è linea. Galleria. Ma sei dentro casa. Non è che galleria. Fa niente, galleria. Donna di 19 anni. Spesso quando coccolo la mia gatta incomincio a grattargli la pancia, e vedendo che lei cerca di strusciarsi più in basso, finisco per toccarla un po' lì sotto. Mi fa tenerezza, poverina. Non l'ho mai fatto con un altro gatto. Cerco di farla contenta ogni tanto io. Cioè, questa masturba la sua gatta. Uomo di 18 anni. Quando faccio sesso con la mia ragazza, per durare di più, calcolo a memoria la successione di Fibonacci. Pure mi rimedio a memoria tutte le sette, le scale musicali, maggiori e minori. Ormai è diventata una sfida contro me stesso. Ogni volta arrivo un po' più avanti. Tu la sai, no, la cosa di Fibonacci? No. Ma la sai? No. 2, 4, 6, 10. La faccio pure io quando. Ma preservativi ritardanti no, eh. Ormai è troppo mainstream. Meglio ma calcolare le successioni, vero, di Fibonacci. Devi no, sempre calcolare, sommare i due prima a quello dopo, capito? 2, 4, 6, 10. Perché più 4, poi 10, 16. 16, 26. 26. Sì, vabbè. È quella Fibonacci. No, fermate! Sono sicura che molti di voi abbiano visto il tipo che dice: è uno sballo, mi piace. Beh, quel tipo è mio zio. Il segreto è che a scuola mi erano tutti in giro. Io non so più cosa fare. Pubblictelo, vi prego. Si vede che è tuo zio. Mi piace, pubblictelo. Vi prego. Mi diverto a sputare dal terrazzo. Donna questa, di 20 anni. Mi diverto a sputare dal terrazzo addosso alla gente prendendola come bersaglio. Poi immagino come si. Siccome si. Come si pitividi, avete letto voi? Come si pitividi, come si cospargono. Come si cospargono la saliva in testa, che senso di soddisfazione. Che Bam Frenzion merita di essere letto. Uomo di 16 anni. Eravamo fuori da scuola, io e lei, la stavo accompagnando a casa. Ad un certo punto ci sediamo. Mi dice: sono innamorata di un ragazzo. Io, convinto di essere io, mi faccio tutto rosso, il cuore mi batte all'impazzata. Tutto questo viene stroncato dalla fase: dopo mi viene a prendere. Sbam Frenzion. Ti capiamo. Fatality. Un po' come il ragazzo che usa Internet Explorer perché gli fa pena. Io punto sempre la sveglia ad orari assurdi: 17:17, 8:21, perché mi dispiace per quei numeri che non vengono mai usati. Uomo di 15 anni, questo è il programmatore, capito? Sì, sì. Masturbandomi perdo molte energie. Per questo spesso agli allenamenti e alle partite non ho forza. Allora ho deciso di farmi un calendario mentale dei giorni quali è meglio farlo. Penso di essere l'unico al mondo. Non sei l'unico al mondo. Che cazzo dici? No, sto scherzando. Forse. Dai baci sulla fronte alla mia inquilina e lenzi in riconoscimento mi lava i piatti. Ma che cazzo? No, aspetta, no. Io mi sono immaginato la scena. Cioè,
ok. Dico, ma che cazzo? Ma che vuol dire? È come per dire, ah, voglio pure una persona così. È come se vai a comprare le arance e le paghi con le mele. Cioè, capito? Non c'ha senso. No, non ha senso neanche quello che hai detto. È come se compri un chilo d'arance e la paghi con un microfono. Cioè, capito? Non c'ha senso. Boh, ma la trovo pure io. Cioè, bacio sulla fronte e me lavo i piatti. Bacio sulla guancia e me fa la matrice. E poi me lavo pure i piatti. Quindi sei in genio, cioè. Boh, vabbè. Non mi sono mai sturbato. Ma non mi sono mai sturbato. Oddio. Non mi sono mai sturbato. Mica è. Non riesco a leggere. Non mi sono mai sturbata. Allora, non mi sono mai masturbata. Non perché non voglio, perché non so come si fa. E non voglio controllare su internet perché mi guardano tutto. Vabbè. Non mi sono mai sturbata. Provo un piacere malvagio. Ma che malvagio. Quando mangio i toast, ne mangerei come se non ci fosse un domani. A volte mi sogno la notte. Vabbè. Ah, questo toast. Penso French toast, non lo lascio mai. Va bene, ragazzi. No, perché va bene, ragazzi. Va bene. Addio, addio, amici, addio. Addio. No, ci dobbiamo lasciare. Ma hey, io dico. Non me la ricordo. Ok, io non vedo l'ora di tornare. Voglio ritornare. Prossimo video, ciao. Addio, addio. Basta, basta.